piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu m'hai fatto innamorare. Io t'accompagnai, poi ti salutai, e davanti a casa sei rimasta sola con me. Con un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu m'hai fatto innamorare. Innamorare. Tu m'hai fatto innamorare. 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 Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al nuovissimo varietà anni 50 di TVL. Inizia così sulla canzone di Robertino con un bacio piccolissimo. Benvenuti! Iniziamo subito, poiché il nostro varietà è un varietà di quelli con la V maiuscola, non ci facciamo mancare niente, non ci facciamo mancare neanche il corpo di ballo ufficiale della trasmissione. Loro le avete viste nella sigla, oltre a essere bellissime sono bravissime, vorrei un grandissimo applauso per le ballerine! Brave ragazze! Ve le presento subito, abbiamo alla mia destra Caterina e Sara, eccole qua. E dall'altra parte abbiamo Camilla e Sara. Bene, grazie ragazze, grazie. Con voi ci vediamo tra pochissimo, poi le conosceremo meglio, avremo tante sorprese che le riguardano, non vi anticipo altro. Però entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Con un bacio piccolissimo e nuovissimo, varietà, ispirato alle intramontabili atmosfere degli anni 50. Avremo ragazzi giovani che canteranno canzoni anni 50, poi scuole di danza della provincia di Pistoia e non solo, che ci presenteranno canzoni su canzoni anni 50, ma poi comici, inviati, giornalisti, veramente di tutto di più, ci saranno tantissime sorprese, una però ve la svelo subito. Cosa devo dire? È, direi, una bellissima sorpresa, nel vero senso della parola. Lei è una conduttrice che starà al mio fianco per tutte e cinque le nostre puntate. Bellissima, bravissima, dolcissima, carinissima, sa pure parcheggiare, fidatevi, l'ho vista io. Vorrei fare un grandissimo applauso. Ah, con un bacio piccolissimo, Veronica Maffei! Ma che Giulia, che dire, è meraviglioso stare qui, grazie di essere qui con voi in questa meravigliosa atmosfera anni 50, non ci manca proprio niente, niente. Dalle niente. Ballerine, scenografie, poi che dire, sei vestita benissimo. Allora, devo dire, sono vestita benissimo, però i vestiti anni 50, lo diciamo per il pubblico a casa, non è che donino particolarmente alle fanciulle. Non è vero, quindi, assolutamente possiamo, no. Possiamo spezzare una lancia a nostro favore, direi, va bene. No, Giulia, stai benissimo e soprattutto questa è un'atmosfera fantastica, sì. Un varietà incredibile e allora io ho fatto la mia. A parte parcheggiare, ti ringrazio per questo. È vero, t'ho visto. Ti ho portato un opinionista di eccezione. Uno finalmente. Veramente bravo che di anni 50 ci capisce. Cioè, Sa tutto. È arrivato direttamente dalla Spagna. Ma dai! Ed è Nicola Messinas. Facciamo un grande applauso allora. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera Nicola. Ciao Maria. No, Maria, io non mi chiamo Maria. Sì, ti chiami Maria. No, non mi chiamo Maria, allora, perché mi chiamo Maria? Io mi se cambia nome in trasmissione, ditemelo, io vado via, perché devo essere informato, se no non sono l'opinionista. Giulia, cioè, io mi chiamo Giulia, perché mi dovrei chiamare? Ah, perché te pensi, essendo l'opinionista, che dall'altra parte ci deve essere sempre una Maria? Sì. In un talk show? È così. No, io mi chiamo Giulia e lei è Veronica. Me lo segno per la prossima volta, bene, Maria. Grazie, tutto a posto. Volevo sapere, signor opinionista, qual è la sua specialità? Perché noi qui abbiamo ballerine, cantanti, tantissime cose, quindi lei è specializzato in? Stare seduto nelle sedie comodissime degli opinionisti. Ma allora, a me mi aveva detto anni 55, io no, non capisco ora, Nicola, no, mi raccomando, non mi far fare. Guarda, te la prendi te la responsabilità di lui, io non l'ho invitato. Vabbè, magari si rifarà di qui a fine serata, ecco. Ne sono sicura. Ok. Rosita! No, e questo chi è? Dove sta Rositas? Giulia! Che avete visto passare Rositas? Allora, io ho detto che ci saranno dei comici in trasmissione, che non ci mancherà niente, Veronica. Ora, io sui comici non ho firmato niente, voglio vedere. Lei chi è?
Iso Antonio Banderas. Sì, infatti. E lo capiamo dalle mani infarinate. Sì, ecco. È il mugnaio del Mulino Blanco. Sì. Ah, è la seconda fase di Antonio Banderas. Ah, quella dopo del Mulino che ha mangiato. Quella dopo che ha mangiato le cose del Mulino Bianco. No, ho mangiato Antonio Banderas. Bene, bene. Allora, lei cosa vuole? Noi stavo cercando Rositas perché un mio amico... Chi è Rosita? Ma chi è Rosita? È la mia... gallina. Ah, gallina. Pensa, addirittura, roba perché seria. Perché il mio amico de Pistoia, Checco Bugianis, mi ha dato una nuova ricetta... Muy speciale. Ma che c'entra Checco Bugiani? Ma lo lasciamo stare, povero Checco. Tra l'altro salutiamo con affetto. La ricetta si chiama El Brodo. El Brodo. Ma e qua non abbiamo galline però. Se non si trova la gallinas, mi ha detto Checco, se può andare a Don Carlos, sì. Perché a Don Carlos ci sono parecchie galline. Bene, sì, ok. Giulia, entriamo nel dettaglio di questa ricetta, poi magari se non si trova galline, si fa così. Sì, come si fa? Sì, grazie, guarda, fa proprio ridere questo E troviamo comico, la ciccia di gallina. Sì, fa tanto ridere questo comico. E va a fare le macine in fondo. Sì, mi sembra un'ottima idea. Entriamo, grazie. Bene, cerchiamo di fare... Insomma, Giulia, l'applauso non mi pareva così azzeccato. Cerchiamo di portare avanti questa varietà, insomma, abbiamo cominciato ora, magari... io direi... Magari insomma, in maniera un po' più seria. Un po' più seria. Abbiamo detto comici, però io speravo che fossero dei comici, insomma, almeno di un certo livello, come dire, no? Invece abbiamo quelli che passavano. Non lo so, io comici non te l'ho portato. Sì, no, neanch'io. Beh, entriamo nel vivo. Allora, entriamo nel vivo. Il primo cantante non mi è piaciuto. Allora, scusa, l'opinionista, cosa sì, ci voleva dire? No, farà anche ridere, ma la canzone proprio non si è neanche sentita. No, aspetta, questo non era il cantante, Nicola, aspetta. No, allora sapete tutto voi? No! Scusi, signor opinionista, abbiamo visto un comico, ora arriva il cantante, dopo ci dice cosa ne pensa della canzone, essendo un opinionista. Treno, vediamo di... Te lo presentiamo subito, perché lei è bellissima, fantastica, giovanissima. È la nostra prima ospite di Con un bacio piccolissimo, ci canterà tantissime canzoni, anni 50, la facciamo entrare. Presentiamola. Con un grandissimo applauso a Con un bacio piccolissimo, Romina Susino. Buonasera. 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 Ciao. Allora, raccontaci qualcosa di te. Cosa fai nella vita? Canti? Da quanto tempo? Ma te sei una cantante innanzitutto, professionista? No, come un hobby. Ok, un hobby. Nella vita invece cosa fai? Nella vita lavoro in un call center. Ah, benissimo. Quindi sempre la voce. Bene, eserciti. Sempre la voce, cosa sì. Ti piace cantare? Qual è il tuo punto di riferimento? Allora, Pausini, Mina... Ah, quindi insomma cose sì. Facili. Beh, ecco, Mina siamo in tema, devo dire. Mina siamo in tema con la nostra trasmissione. Ne sentiremo poi stasera. È una puntata, tra l'altro, particolarmente dedicata a Mina. Avremo tantissime canzoni della grande cantante. Ma invece, quindi, canti per passione? Sì. Fidanzati? Sì. Beh, no, perché potrebbero esserci anche dei momenti alla io c'è posta per te, quindi non ci facciamo mancare niente. No, va bene, però il fidanzato c'è, a posto. Certo, però sì. Per chi volesse scrivere alla nostra pagina Facebook, lo ricordiamo, ma capito, aggiornato. Vabbè, uno, no, Giulia, poi si cambia dopo un po'. Sì. Bene, non per trovarle il fidanzato, sulla pagina, la nostra pagina Facebook, siamo in diretta, tra l'altro ringraziamo Letizia Toni che ci segue la parte web, seguiteci sulla nostra pagina Facebook con un bacio piccolissimo, però ora la vogliamo sentire cantare. Sì, la vogliamo sentire cantare, una canzone che fa riconoscere l'Italia nel mondo, la cantano veramente tutti, anch'io penso l'ho cantata, allora, che vuol dire che la cantano veramente tutti. Dopo me la fai sentire. Allora, questa è una canzone che ha vinto il Festival di Sanremo nel 1900, se non erro, 58. Esattamente. Lui era Domenico Modugno e poi ha fatto veramente il giro del mondo, è stata reinterpretata dai più grandi della canzone di tutti i tempi e star anche internazionali come Paul McCartney, David Bowie. Stiamo parlando di una canzone che ci fa veramente riconoscere a giro per il mondo dopo il mandolino. La pizza, in Italia siamo conosciuti per... Volare! Allora vorrei prendere l'asta, se ci potete portare l'asta per la cantante. Grazie Caterina. Siamo pronti, Veronica? Siamo pronti, ricordiamo per chi volesse, avesse qualcosa da ridire, che non è Nel blu dipinto di blu, ma un doppio titolo registrato, perché uno potrebbe subito fare polemica. Ci siamo informati e brevettato anche come volare. La sentiamo, Romina Susino. Grazie. Vai.
musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu, negli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo tra punto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Nel blu, negli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Grazie. Bravissima, 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 bravissima. Ma meravigliosa, bravissima, meravigliosa la nostra Romina. Veramente davvero bravissima Romina. Grazie. Interpretazione ottima, tra l'altro abbiamo visto le immagini sullo sfondo, ringraziamo la regia che ha mandato Modugno al Festival di Sanremo, era diciamo l'originale, ah, l'originale. Quindi ma era bellissimo. Il nostro violinista? No, 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 erano immagini. Ah, era lei, non lui. Sì, guardavo di là, scusate, se la può rifare. Ma Nicola, insomma, tu mi avevi detto che però, insomma, un po' di anni 50 ne capivi. No, guarda, basta che fosse qualcosa in generale, basterebbe. Cioè, veramente, sarebbe Maria, ci Maria, però non siamo qui per offendere nessuno. No, allora, a parte che non mi chiamo Maria e questa storia spero che non continui per tutte e cinque le nostre puntate. Poi, non la sto offendendo, sto solo chiedendo. No, no, se è brava, lei è pronta per il serale, la segniamo. Se si può mettere la felpa grigia, io sono d'accordo. Sì, quello è un altro programma, però, eh. Cioè, proprio un altro programma. Va bene, no, ha passato però, hai passato la prova dell'opinionista. Cosa pensa lei della canzone? Io non ho capito questo. Cosa pensa l'opinionista della canzone? Deve opinare. Sì, sicuramente per una nota compagnia aerea è una canzone abbastanza importante, appunto. Volare, oh, nel cielo dipinto di blu, sì, il mondo che va più su, l'aereo che appunto parte a terra. È bello, sono momenti importanti, sono nella vita di tutti. Davvero dei bei momenti. Grazie al nostro opinionista. Veronica, poi alla fine della puntata ne parliamo. Forse possiamo trovare qualcun altro per la prossima. Ma adesso abbiamo detto che abbiamo tantissime sorprese. Tantissime, veramente. Una ve l'ha svelata è la Veronica, un'altra è la Romina. Ora, per la gioia del pubblico femminile che ci sta guardando da casa, spero, diciamo, di potervi, tra virgolette, accontentare, abbiamo due grandissimi giornalisti. Siamo in collegamento con lo studio del TG, la voce del popolo. Ragazzi, ci sentite? Sì, buonasera, ciao Veronica, sei bellissima, no, grazie mille. Aspetta, grazie. Ora ero io, Giulia. Sì, Gianmarco, ringraziamo anche il ragazzo vestito con la gonna rosa, ringraziamo. Mi confermano che è un assistente, benissimo. Non lo so, va bene. Veronica, quando vuoi, noi ci siamo. Sì, va bene, grazie. Scusate, avete per caso anche delle notizie importanti da darci, oltre alle quisquiglie? Io parlo solo con Veronica. Sì, Veronica, di bene, lei. Bene, Abramo, Gianmarco, insomma, in questo periodo ci sono vari aggiornamenti sul fronte politico, sì, sul fronte sportivo, non so, sentiamo. Dateci qualche aggiornamento. Sentiamo.
Signore e signori, buonasera, benvenuti a questa nostra prima edizione del telegiornale La Voce del Popolo, dal vostro Abramo Chelucci e Gianmarco Canonaco. Non indugiamo ulteriormente in stucchevoli preamboli e passiamo subito alla lettura delle principali notizie. A te Gianmarco. Grazie Abramo. Signori, abbiamo uno scoop dell'ultimissimo minuto. Il premier Enrico Letta ha abdicato e Sua Maestà il Re, dopo aver consultato il popolo votante, ha nominato come nuovo premier l'abbonato in curva Fiesole Matteo Renzi. Ma passiamo a fatti molto più importanti. Il Pistoia Blues. È stata finalmente ufficializzata la partecipazione alla 35esima edizione della Sagra Orchestrale Pistoiese del complesso musicale dei Morciba e della banda che risponde al nome di Arctic Monkeys, i quali tra l'altro si esibiranno in altre piazze acclamatissime come Urbino, Passignano sul Trasimeno, Prato Porta al Serraglio, Tiarno di Sotto, Rapallo Centrale. E fermeranno a... Ma andiamo subito a vedere cosa ne pensano i nostri concittadini in merito a questa vera e propria bomba mediatica. Vediamo il servizio. In collegamento dal centro storico di San Pantaleo andiamo a sentire che cosa ne pensano i cittadini. Cosa ne pensa della partecipazione degli Arctic Monkeys e dei Morciba al Pistoia Blues? Ma senta, io sono anziano ma non mi interessa più di niente di queste cose, ecco, davvero. Cosa ne pensa lei della partecipazione dei Morciba e gli Arctic Monkeys al prossimo Pistoia Blues? Non so neanche che sono questo gruppo, mi ha rammentato, non li conosco. Quando si ha una certa età non si va più da nessuna parte. I giovani farebbero bene andare, cosare, ma ci vorrebbe anche i giovani che trovassero anche un po' di lavoro. Io non me ne intendo nulla. Ma il gioco del calcio. Non trovano più niente anche loro e vanno sempre a chiedere l'elemosina a quello e a quell'altro. È male. Venite da me a domandare, perché tanto io non ci vado, non mi interessa. Pistoia stanno brontolando tutti, che fanno chiasso da sera, ma insomma che si deve. Va a cogliere olive, prendo l'olio di quello buono, lo prendo anche alla coppia perché sono socio anche lì, ma insomma. A Pistoia Blues. Speriamo, facciano una buona festa, che attiri di molto popolo, ci vuole di quello, e che della gente onesta, non disonesta come girano. Cioè, se non si mangiasse, ma si mangia. Cosa ne pensi della partecipazione al Pistoia Blues dei Morciba e degli Arctic Monkeys? Stava bene. Perché? Bene, cioè. Ora me la butti la treccia? Che hai detto tu non lo conosco, la scopa la brisco la conosco, fate un bellissimo lavoro, vi divertite, fate dei bei servizi, venite anche a casa Guidi, nei circoli che c'è molta più gente che qui se volete verificare il gioco delle carte. E l'ultima cosa, ci saluta la Giulia e la Veronica. Piacere, Giulia e Veronica, piacere, Gino, la saluto, sì. Ma passiamo alla prossima notizia. A te Abramo. Grazie Gianmarco. Amici, solo per voi e per questa nostra prima edizione ho uno scoop clamoroso anche io. Non ci sono più quadrini. Per ottemperare a tale mancanza, le nostre amministrazioni si sono inventate un escamotage per venire incontro alle esigenze dei cittadini che non hanno più una lira. Per batterla insieme a quell'altra. Grazie Gianmarco. Si tratta dell'introduzione del super discount, un'invenzione che consentirà di risparmiare ulteriormente sui generi alimentari. Con questo nuovo sistema, difatti, anziché prelevare i prodotti dagli scatoloni posti nelle varie corsie, i supermercati metteranno a disposizione interi piazzali dove i clienti potranno scaricare direttamente i camion. E per ripiegare su carni più economiche sta divagando la tendenza al consumo di tagli ricavati da Pantegana, Nutria, Tasso Maremmano e la sempre più in voga frittura mista di Fiume. Passiamo adesso al gossip. A te Abramo. Ma che l'ha visto Osso? Chi? Il figliolo della Wanda. Quello che andava a fare l'amore con quella al bottegone. Ma io li vidi di a cosa a Pescia. Ma l'amico sì, di Remino che ci avevano che era sempre giù a Briscola. Sì, oh, sì, oh, sì. Anche lui.
te l'ho detto. No, c'è Vera, ci rendete la linea? Si videro. Sì, Veronica a te. Grazie, a dopo, veramente fantastici. Risalutiamo Gino, Giulia, perché insomma, mi sembra corretto, tra l'altro. Fantastico il sondaggio. Andiamo Giulia, avanti. Siamo un po' in corsa, dobbiamo subito presentare le nostre ballerine. Abbiamo una coreografia scoppiettante. Perché il nostro è un varietà, quindi oltre alle esibizioni di canto, esibizioni anche di danza. Stasera abbiamo ospite la scuola di danza Isabella. Un grandissimo applauso. Benissimo, le vedremo con una coreografia, Veronica. Esatto, con Bellezza in bicicletta. Molti ricorderanno il film omonimo con Silvana Pampanini, veramente un film fantastico. Bellezza in bicicletta, che dire Giulia? Le facciamo mandare un bacio, le vedo già pronte, mandateci un bacio, ma sono meravigliose, sono meravigliose. Allora ragazze, pronte? Pronte, le ragazze si preparano in posizione e noi siamo pronte per la prima coreografia di Con un bacio piccolissimo, Bellezza in bicicletta. Musica! Ballate tutti! Quando a primavera per le strade passa il giro, gridano tutti ai corridor. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Ma se una maschietta in bicicletta passerà, vedrai che ognuno la perderà. Nicola Messinas, nostro opinionista, esperto di ballo, bellezza in bicicletta. No, cantare e ballare insieme, come hanno fatto loro, è una cosa... All'unisono sembravano una voce sola. No, meraviglioso. Però, sì, ma quella però era Mina, che cioè senza niente togliere alle ballerine sicuramente... Bravissima Mina, qual è la terza? No, Mina era proprio la... Vabbè, io cosa devo fare? Giulia, secondo me, guarda, lanciamo la pubblicità. Direi che con un gran sorriso, come due bellezze in bicicletta, noi lanciamo la pubblicità. Pubblicità, a tra poco, restate con noi. Con un bacio piccolissimo tu m'hai fatto innamorare. Da 20 anni a Pistoia la tua casa diventa bellissima con Fiaschi, lo storico negozio di biancheria in cui puoi trovare trapunte, trapuntini, copriletto, lenzuoli, copripiumini di cotone, percale raso di cotone e lino. Inoltre articoli per la cucina e per il bagno e bellissimi complementi d'arredo, per non parlare della lingerie e dell'abbigliamento da notte. E Fiaschi realizza anche articoli su misura per la tua casa. Fiaschi, morbidezza, qualità e cortesia si incontrano nel cuore di Pistoia. Siamo pronti, comincia il nuovo varietà anni 50. Da martedì 18 febbraio in diretta alle 21.30 su TVL. Con un bacio piccolissimo. Innamorato. Con un bacio piccolissimo.
Porrettana Gomme, un grande centro per la sicurezza in strada della tua auto con sostituzione di pneumatici di ogni tipo, servizi di equilibratura, convergenza, tagliandi, controllo e sostituzione ammortizzatori e freni. Per la revisione di auto e moto è officina autorizzata MCTC. Porrettana Gomme è anche a C-Point per rinnovo patenti e pratiche automoto. Se il risparmio e la sicurezza sono la tua meta, scegli Porrettana Gomme. A Pistoia in via Guicciardini 2 e in via Modenese 163 a Capostrada. Lo so che domani è il tuo compleanno, ma la riunione è alle 20. Ho riordinato la casa, ci voleva. Annaffia almeno le piante. Ti aspetto con mio figlio domenica. Per dormire, cultura del benessere. Siamo a Pistoia in Viale Adua. Siamo venuti a capire qual è il segreto di Ipercarne, la macelleria che ha conquistato i pistoiesi. Signora, perché sceglie Ipercarne? Perché scelgo Ipercarne? Perché è buonissima. E poi devo dire che tutte le volte che la porto in tavola faccio sempre un figurone. Me l'ha consigliato la mia amica? Ma lo sai, è buona davvero? E poi qui la carne costa davvero poco. E sai che bel risparmio alla fine del mese. Abbiamo scoperto perché i pistoiesi scelgono Ipercarne. Perché qui si può risparmiare con qualità. Con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu m'hai fatto innamorare. Benissimo, benissimo, ben trovati di nuovo. Con un bacio piccolissimo. E allora le nostre ballerine sono meravigliose. Tra l'altro tra poco ci sarà anche una sorpresa che le riguarda, però la svegliamo più tardi. La svegliamo più tardi. Abbiamo già con noi Romina Susino e Giulia. Permetti di dedicarti questo pezzo. Accidenti, così proprio, così, va bene. Con pathos, e nessuno, nemmeno il destino, ci può separare. Beh, cosa per questa trasmissione direi sicuramente, sicuramente è così. Quindi questo è un pezzo di Mina, realtà non l'ha cantata Mina per la prima volta. È un pezzo presentato nel 59 e cantato da Betty Curtis. Dove la prima presentato? Volta. A Sanremo. Ma non nominiamo questo nome stasera, andiamo avanti. Però l'ha reinterpretato Mina in una chiave più rock e è diventato poi famosissimo. Noi sentiamo stasera proprio la versione di Mina, allora facciamo un grandissimo applauso a Romina Susino con Nessuno. Nessuno, ti giuro, nessuno.
dolcissimo amore, soltanto tu, passato e avvenire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà l'eternità. Brava, intanto le immagini che vedevamo dietro erano dal film Urlatori alla sbarra. Sì, perfetto. Nicola, questo testo importante, scritto da Capotosti, insomma, è rimasto nella storia degli anni 50 e tutt'oggi. Allora, la canzone faceva «Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu». Siamo qui a stravolgere i testi. No, cioè, no, non ho capito, a parte che è uguale alla cantante di prima, è identica. No, sì, certo, è la stessa, è certo che è identica. No, quella di prima era Modugno. No, quelle, vabbè, allora, volevo sapere un'opinione sulla canzone, cioè su come ha cantato Romina. Come ha interpretato. Il plié è stato meraviglioso. No, cioè, ma che cosa? Il plié è un passo di danza, lo devi dire almeno dopo quando abbiamo visto le ballerine. Maria, sai tutto te? No, io non sei mi... Sei te l'opinionista, vuoi che io presenti e tu fai l'opinionista? No, non capisco. Non mi chiamo Maria, cioè, basta con questa storia, sta andando Giulia, avanti dal Nicola, cioè, Giulia. Giulia, è facile. Nicola, Giulia. Sì, va bene, ma andiamo avanti. Andiamo avanti. E abbiamo, io penso, vi un'altra sorpresa. Un'altra sorpresa, esatto, perché vi parlavo all'inizio della trasmissione di inviati speciali. Non ci facciamo mancare niente nel nostro varietà. Avete visto i giornalisti, l'opinionista, le ballerine, i cantanti, la conduttrice insieme a me, conduzione rivoluzionaria, due donne. E adesso vediamo se riusciamo ad avere il collegamento in diretta con America Graffiti di Montecatini. Andrea, eccoci, ci senti? Sì, ti sento bene, Giulia, ciao. Che bel giubbotto di pelle. Ragazzi, a me sta bene tutto, a quelli belli sta bene tutto, insomma. Poi insomma, questi anni mitici degli anni 50 ci hanno anche regalato queste mode belle, quindi va bene. Sì, la modestia. Senti, ma cosa ci proponi? Qua siamo American Graffiti a Montecatini a fare un bellissimo quiz, un quiz che ci riporta agli anni 50, il padre di tutti i quiz della TV italiana. Lascia o raddoppia? Oh. Abbiamo dei concorrenti, io ve li vado subito a presentare. Bravo. Andiamo a giocare. Sì, se non questi caschi. Concorrenti che sono prontissimi, preparatissimi e simpaticissimi. Allora, ve li presento subito. Come si chiama lei? Beatrice. Beatrice? Renato. Renato, e i bambini? Giocano anche loro? Sì, dai. Intanto diciamo, lo dice lui. Leonardo Zotta, lei si chiama Sara Zotta. Sara Zotta, Leonardo Preciso, Zotta, i genitori giocheranno a Lascia la doppia contro. Beh, ma non è contro. Altri due, poi non è contro, però facciamo finta che sia contro, perché qui chi indovina vince, chi sbaglia perde. Ma dai. Oppure chi indovina raddoppia. Come si chiama lei, signora? Yolanda. Yolanda? Jacopo. Che mangia? Yolanda e Jacopo. Allora partiamo subito con le domande. Con Yolanda e Jacopo si parte, la prima scelta è tra film anni 50 o canzoni anni 50. Cosa scegliete? Quale categoria? Film anni 50. Allora partiamo con i film anni 50. La domanda è: in quale film del 1955 diretto da Billy Wilder c'è la celebre scena della gonna che si alza a una sensualissima Marilyn Monroe in abito bianco grazie alle grate della metropolitana? Questo è facile, la in vacanza. Quando la moglie è in vacanza, sì, esatto. Io esatto. Vorrei sapere il parere sì, del certo. Nostro notaio. Certo, è giusta. Va giusta. Benissimo, il titolo esatto è Quando l'amore va in vacanza, no, ma il nostro notaio ha detto che va bene, quindi bene, la signora vince una patatina, il primo premio. Ecco, una patatina, cioè una confezione, una porzione di patatine. Allora signora, andiamo avanti con il nostro gioco, che lascia o raddoppia. Lei vuole lasciare o raddoppiare? Mentre mangiamo. Raddoppiamo. Raddoppiano, quindi sono anche coraggiosi questi signori. La seconda categoria è storia oppure sport.
Già, i signori vogliono raddoppiare, stanno rischiando il tutto per tutto, domande difficilissime. Allora passiamo allo sport. Un attimo, che qua. Passiamo allo sport. Questa domanda è un po' complicata perché siamo al raddoppio. Il famoso trio d'attacco che permise al Milan di vincere il campionato nella stagione 1954-55, formato da Gren, Nordahl e Lidholm, come veniva soprannominato? Questo è difficile per una donna. Abbiamo 30 secondi, è molto semplice, pensate bene, Gren, Nordahl e Lidholm. Beh, se glielo dici Gren, però, Glielo stai dicendo, Andrea? La risposta esatta è... Nord e Lidl, una risposta era facilissima. Sì, insomma, per una donna no, dai. Quindi hanno raddoppiato, ma hanno sbagliato. Quindi anche la patatina l'hanno persa. Ringraziamo Yolanda e Jacopo. Mentre passiamo mangia. Agli altri concorrenti che sono preparatissimi, sono gasatissimi. Allora, la formula è la stessa. Film o musica, anni 50? Leonardo, senti Leonardo. I bambini sono indici... Musica, ha detto... Il bambino, passiamo alla musica. Musica. Sì, se ti riesce a girare il foglio. Siamo proprio in questo periodo, c'è una grande manifestazione canora in Italia, il Festival di Sanremo. Il primo Festival di Sanremo della canzone italiana venne fatto nel 1951. Quale fu il brano a vincere quell'edizione? Facilissima. Dai. La cantante la ve la posso dire. Posso dire la cantante? Sì, certo. Cantante Nilla Pizzi. Un attimo, perché l'ho sentita? L'ha detta. Chi risponde? Grazie De Fiori. Esatto. Grazie De Fiori, hanno indovinato, esatto. Notaio, va bene? Certo. Benissimo, allora grazie De Fiori, patatina. Sempre. Allora intanto finiamo qui, lasciamo un po' di suspense al nostro pubblico con la seconda manche del... Voglio sapere però una cosa, lasciano o raddoppiano? Raddoppiano. Bravi. Raddoppiano dopo. Allora la linea Giulia e ci vediamo dopo. Bravi, grazie. Bravo Andrea, grazie. Bravissimo Andrea. Inviati speciali, abbiamo di tutto. Un Andrea Spadoni che non ha niente a invidiare al Mike Buongiorno, ma che nel 55 lasciò questo meraviglioso quiz. Ma senti, io dagli anni 50 mi sposterei all'attualità perché veramente il mondo in questo periodo è stravolto su tutti i fronti. Quindi bisogna rivederli, dici? Bisogna assolutamente collegarci con quella che è la voce del popolo e sentire veramente l'opinione del popolo. È necessario. Bene, forse ora abbiamo anche la sezione sport addirittura, pensate. Abramo e Gianmarco, ci sentite? Sì, grazie la nostra splendida, bravissima, carinissima brava Veronica. E bella. Oh Veronica. Via, diciamola tutta. Dunque, parliamo adesso di sport e lo facciamo iniziando dai risultati delle competizioni minori. A te Abramo. Grazie Gianmarco. La squadra locale di pallacanestro, lo Svago Ginnico, tanto in voga fra i giovani negli ultimi periodi, ha conseguito una straordinaria sconfitta. Per più punti a meno punti. Contro la formazione degli avversari. Vabbè, insomma, ha perso. A te Gianmarco. Grazie Abramo, e pensare che avevo scommesso il pareggino. Io no gol. Ma comunque, passiamo al gioco del calcio. I ragazzi della squadra locale, la Pistoiese, ha conseguito una ottima vittoria per tre gol a zero contro una formazione avversaria proveniente dalla vicinissima... Da dove venivano? Contro i giovani. Ha vinto. Vabbè, insomma, ha vinto. Direi che possiamo passare agli sport di interesse globale e nazionale. A te, Abramo. Grazie, Gianmarco. Si è disputato in settimana nella splendida e centralissima cornice di Pontelungo uno dei maggiori tornei di scopa, valevole per le qualificazioni alle finali mondiali che si disputeranno a Piteccio, o meglio conosciuto come la Scala della Scopa. Ma vediamo il servizio! Siamo qua in collegamento da Pontelungo, dall'Arena Nord, dove si sta disputando uno dei maggiori tornei di scopa. Vediamo come sta andando. Siamo qui con Luigi, il massimo esperto dello scopone. Luigi, come hai impostato questa partita? Male perché c'è un professore davanti. E i professori come si battono? Si battono perché bisogna stare attenti, ma parecchie volte se ne buscano. E questa? Vediamo, Luigi sta preparando la prossima mossa. Ha calato il 5. Buonasera, senta, lei quanti anni è che segue Luigi? Diversi anni. Ma qual è il segreto? È il segreto che è molto fortunato.
Ok, ma durante le vostre sessioni di allenamenti come fa a dare la carica giusta al nostro Luigi detto il bergamasco? Si dice che accusi, specialmente a tre setti. Che accusi, che accusi. Il napoletano è 3-3 anche. Senta, un aneddoto, la partita più bella di Luigi da quando ha cominciato a lavorare con lui? È da quando dà le carte, che si dà magari 6 di buon gioco. È formidabile. Una curiosità che magari hanno anche i nostri telespettatori, ma Luigi è un bussatore? Sì, è bussa, sì, parecchio. Mi commuove, io... Ma, mamma mia! Lui lo fa apposta a farlo vincere. Lo fa. Signore e signori, il bergamasco! Partita a dir poco entusiasmante, ma c'è giunto un terribile aggiornamento dell'ultima ora, che si va ad aggiungere al nostro filone di scandali riguardanti il gioco delle carte. A te, Abramo. Grazie, Gianmarco. Ebbene sì, signori, parliamo di carte inzuppate. L'avversario del nostro Luigi, dopo la gara, è stato indagato e conseguentemente squalificato perché risultato con un tasso di ematocrito troppo alto per le norme della FIGC, Federazione Italiana Gioco Carte. Essendo in recidiva, in quanto già ben 2 anni orsono fu trovato positivo all'acquavite, il nostro caro professore rischia la radiazione dall'albo ufficiale dei giocatori professionisti di carte. Troppo spesso assistiamo a queste vicende che infangano il buon nome di questo splendido e nobile sport. La nostra redazione è dalla parte del buon gioco e della sportività e continueremo sempre a portare avanti il nostro mantra: no al doping nel gioco delle carte. La linea passa alla nostra splendida Veronica. E a quell'altra con i baffi. Grazie, grazie. Guarda che poi fate. Ma che fate simpaticissimi così, che poi la prossima settimana non vi richiamo. Quindi... No, invece sono stati molto bravi, Giulia, certo. Ora a parte salutare te, insomma, una dimenticanza, ma hanno ragione, bisogna portare avanti il fair play, ci vuole una presenza da parte della società. Opinionista, cosa ne pensa lei? Scusate, ma io ho perso contro Luigi una finale importantissima. Ha perso una partita così importante? Tuttora ero lì da ultimo a calato l'asso. La finale di Champions. Non ne voglio parlare. No, vabbè, ma guarda, infatti noi non ne parliamo e andiamo anche avanti, nel vabbè, senso. Vabbè, lasciamolo. Sunday, allora, happy days. Chi è? Sunday, Monday, happy days. Eccolo! Perché non ne avevamo abbastanza, cioè noi proprio ti rivolevamo, davvero. Ma chiunque tu sia adesso. Scusa, chi sei adesso? Dai. Ehi! Certo! È proprio anche lui 30 anni dopo, Che può partire il jukebox? No, ti manca possiamo. Il jukebox. Anche il wifi, Col wifi, wifi. Ecco, allora, senti, saresti? È partito. Saresti? E sono Fonzi. Fonzi? Come? Chi non l'aveva riconosciuto? Sono stato finora da Arnold's, sai, c'è Rino Bar. Sì, bene, E tuo amico Ricky dove l'ha lasciato? Ricky ha fatto un complesso. Ah, sì? Sì, Ricky è poveri, Ecco, sì, infatti, bene, hai da dirci qualcosa di importante. Da fare un esperimento. Da fare un esperimento, dai. Signorine, occhio anche a casa perché funziona anche a casa, io ve lo dico. Bene, veloce, grazie. Sì. Lo schiocco, poi che succede, succede. Sì, vediamo. Ok, allora che cosa doveva succedere di preciso? È quando Fonzi schiocca le dita. Che le ragazze svengono. Addirittura sei così loquace, io non l'avevo capita. Poi, devo dire, su questa versione di Fonzi mi magari torna un a casa. Po'. Ah, magari a casa dici sto sbuto. Vuoi vedere, perché sì, ecco, va bene, vorrei mi rubassero la moto, perché grazie. Ho sentito dire che a Pistoia c'è una nuova banda, fa e ruba, è la banda della Mariana. Grazie Fonzi, sì, grazie. Mandiamola a controllare. Vediamo se a casa ci sono svenuti. Va bene. Giulia, riprendiamo in mano... questa situazione, riprendiamo in mano la situazione e ritorniamo alle nostre canzoni, alle nostre cantanti. Questa esatto. Volta per noi c'è una sorpresa. Come vi avevo preannunciato all'inizio, le ballerine nostre non sono solo bellissime e bravissime, ma alcune sanno anche cantare, in realtà tutte, però noi stasera ci proveremo a farle cantare tutte. Stasera sentiremo la voce, proprio direi a un usignolo, gli facciamo un grandissimo applauso. Lei è una ballerina del nostro corpo di ballo e è Camilla! Piccolissimo, con le labbra di zucchero. Gli
Vieni Camilla, se l'assistente ci porta il gelato, per favore, così la intervistiamo. Allora, Camilla ci teneva a sottolineare che lei non è una cantante. Grazie l'assistente, grazie mille. Buonasera. Camilla non è una cantante, però io voglio dire che lei ha una voce, cioè non come cantanti, ma ancora più brava. Facciamogli un applauso, vero, di incoraggiamento. Non è vero. Grazie. Anche perché, cara Giulia, Camilla ha deciso di cimentarsi in una canzone con note per niente facili, perché fu presentata nel 59, ma fu resa famosa, come già è successo per la canzone di prima, proprio dalla stessa Mina. Esatto. Quindi, insomma, cominci, esatto, diciamo, in alto. Quindi anche te ci buttiamo con Mina. Stasera, appunto, è una serata, la nostra prima puntata, particolarmente dedicata alla grande cantante senza tempo, Mina. Allora, esatto, Camilla, ti sentiamo subito. Perfetto. Però, prima di andare via, noi dobbiamo far entrare le ballerine, perché Camilla, giustamente, essendo il corpo di ballo, si porta dietro il corpo di ballo. Quindi, ragazze, entrate pure, venite. Noi vi lasciamo con Camilla. E la canzone è Tintarella di Luna. Grazie. Un po' paonazze, sono le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una che prende la luna, Tintarella di Luna. Ancora tra pochissimo, grazie. Davvero, mille. Grazie Camilla, ma siamo sicuri che non sia una cantante? Io infatti te l'avevo detto. veramente bravissimo. Ho sentito ugualmente problemi di pronuncia del suo inglese. No. Com'è possibile? Allora, però, com'è possibile, Nicola? Era una canzone in italiano, Nicola. No, non mi riferivo alla canzone, me l'ha detto la sua professoressa di inglese del liceo. Grazie, devo dire che a noi ci tenevo. Brava a cantare e ballare, ma l'inglese è importante, è un messaggio che voglio dare anche ai bambini a scuola, ai ragazzi. Alle nuove generazioni che ci stanno guardando. Ecco, studiate l'inglese dopo Tintarella di Luna. Bene. Cioè, io non ho parole. No, ma l'hai chiamato te? Infatti, no, ma aspetta, Nicola. Non è Tintarelling of the Moon, lei ha cantato chiaramente Tintarella di Luna perché non lo sa in inglese. Ma perché non esiste la versione in inglese? Ma che fine Maria, di stagliamo? No, ma non mi chiamo Maria! No, io lascio lo studio, anche se mia madre non vuole, perché Nicola, mi dice sempre non lasciare mai lo studio. E io sono andata a lavorare, però purtroppo l'ho lasciato. No, hai ragione, rimani con noi, perché io so che hai ancora da svelarci delle grosse perle, delle Speriamo. Grandi perle. Sì, è Giulia, necessario non temere. Cosa. Anzi, sì. So che sul Din Din, che fu proprio introdotto da Mina, insomma, quella qualità in più, sicuramente il nostro Nicola ha da dirci qualcosa di più Facci interessante. Facci il Din Din.
Din din. Beh, guarda, vedi, come lo fa lui, neanche Mina. Bene, ma andiamo avanti. Sì, vorrei avanti. Ringraziare di cuore, veramente, sì, chi si sta occupando di noi per il nostro trucco e per il nostro parrucco. Sono Even Parrucchieri. Li ringrazio, vi mando un bacio, non piccolissimo, ma grandissimo. Grazie davvero, Andrea e Stefano. Davvero. E adesso però, guarda, se mi permetti, vorrei ringraziarli davvero di cuore anch'io, perché personalmente sono un tipo anche piuttosto difficile, quindi non è facile, non è facile accontentarci tutti. Ma loro sono gentili, con la cortesia e la gentilezza loro risolvono veramente ogni tipo di cliente. Davvero bravi, grazie ancora a Letizia Toni. Grazie a Letizia Toni che aggiorna la nostra pagina. Esatto, la nostra pagina web. E adesso noi lanciamo la pubblicità, ma tornate con noi, restate con noi, perché la pubblicità sarà proprio piccolissima. Piccolissima. Faccio piccolissimo, tu m'hai fatto innamorare. Da 20 anni a Pistoia la tua casa diventa bellissima con Fiaschi, lo storico negozio di biancheria in cui puoi trovare trapunte, trapuntini, copriletto, lenzuoli, copripiumini di cotone, percale raso di cotone e lino. Inoltre articoli per la cucina e per il bagno e bellissimi complementi d'arredo, per non parlare della lingerie e dell'abbigliamento da notte. E Fiaschi realizza anche articoli su misura per la tua casa. Fiaschi, morbidezza, qualità e cortesia si incontrano nel cuore di Pistoia. Ottica Bruni Aligi, 60 anni di esperienza al servizio dei clienti. Nuovo look, nuovo negozio. Stessa qualità, professionalità e cortesia. Da Ottica Aligi Bruni trovi tutte le migliori griff di occhiali adattabili ad ogni tua esigenza. In esclusiva le linee Borsalino dal particolare design e la prestigiosa linea Swarovski. E non possono mancare l'intramontabile Ray-Ban e la linea sportiva Oakley. Non ti resta che scegliere. Puoi trovare il tuo look e definire il tuo stile, senza perdere di vista la qualità e l'efficienza di un buon occhiale da sole. Consulenze e prodotti in grado di risolvere al meglio i tuoi problemi visivi. Ottica Aligi Bruni vi aspetta nei locali rinnovati in via Roma a Pistoia. Carry your eyes.